Mentre si avvicina il referendum in Scozia, cresce il dibattito sull'indipendenza anche in Galles. Nel paese in pochi credono nella separazione tra Londra ed Edimburgo. A interessare è la probabile futura concessione di nuovi poteri al Parlamento scozzese. Il Galles non sarà mai indipendente. Cosa abbiamo da offrire? Non abbiamo nulla. In Scozia c'è il petrolio, ma qui niente. Non cambierà nulla con il referendum. Il governo, Westminster e tutti gli altri faranno quello che vogliono. In centinaia si sono radunati a Cardiff, luogo ad aver ospitato il vertice NATO qualche giorno fa, a sostegno degli indipendentisti scozzesi. È una grande opportunità per ottenere una maggiore decentralizzazione del potere da Londra e dal centro-sud del paese, ma anche per creare dibattito. Dopo la vittoria della Sì giovedì prossimo, il Galles otterrà le condizioni per un accordo di cui ha un disperato bisogno. Il Galles, che nel 1998 ha ottenuto attraverso un referendum la creazione di un governo e di un'assemblea locale, punta oggi a ottenere per questa il pieno potere legislativo, ancora nelle mani di Londra, per molte questioni fondamentali.